Saluti. Lasciamo questo bel posticino sopra Longiarù. Anche questo viaggio volge al termine, ci dirigiamo quindi verso casa. Non facciamo un'unica tirata di 400 chilometri, ma dopo un paio di soste tecniche ci fermiamo a Brentino come all'andata. Ovviamente pranzo al Posta Vecchia. Anche quest'anno passiamo dal Passo Gardena col camper. Quest'anno c'è un po' più di neve, quindi spero che sia pulito, però è un po' di giorni che non nevica, quindi dovrebbe andare bene. La notte ha fatto molto freddo, eravamo molto più in basso a 1500 metri e è andato a meno 7, meno 8. Il rischio è quello di trovare un po' di ghiaccio, però vedo che la strada per ora è bella pulita. Fare il Passo Gardena ha sempre il suo fascino, è sempre bello, ci sono sempre dei panorami stupendi, c'è sempre questa bella chiesetta con lo sfondo appunto delle Dolomiti e poi c'è il Grande Gralba che si vede in tenente. Anche questo viaggio volge al termine e lo festeggiamo con un pranzetto qui alla vecchia posta di Campodazzo. Saluti. Chiaramente una birra analcolica, visto che devo guidare. Noi ci fermiamo a dormire stanotte per non fare tutta una tirata. Boh, bisogna sempre studiare ogni volta. Sembra facile come compito, ma non lo è. Anche che poi tocca sempre a me poi alla fine. Sennò poi la colpa a chi va? Brentino. Ma no, ma che sfurma, non è questo, vedere quanto punto di vista. Oh, verso l'Abis, che così non facciamo tanta strada adesso. Ma la stazione anche no. Con via nero, non so cosa sia. Le pezzi del campo sportivo. Mi scarico. Parcheggio della stazione, l'avevo già visto. No, bisogna pagare. Niente, lo studio prosegue. Un posto. Niente. Mi sa che ci ritroveremo magari a Brentino, che è stata la nostra prima tappa del viaggio di andata, che meno è anche gratuito. Arriva. Allora. Su. Salsiccia, ecco. Beh, grazie. E le uova. Grazie. Buon appetito. Grazie. Grazie. Posso prendere un po' di pane? Per favore. Buona. Grazie. Appetito. Grazie. Prego. Grazie. Grazie.